Prepariamo ora insieme i gamberi hot and spicy. Per la preparazione di questo piatto ci occorrono 350 g di gamberi sgusciati, una cipolla, un gambo di sedano, un cucchiaio da tavola di concentrato di pomodoro, un cucchiaio di farina, un cucchiaio di curry e 100 g di yogurt greco, olio, sale e pepe. Innanzitutto facciamo soffriggere in olio extravergine di oliva il nostro soffritto di cipolla e sedano. La cipolla e il sedano. Si fanno leggermente soffriggere all'inizio. Dopodiché prendiamo qualche mestolo di brodo e lo aggiungiamo al nostro soffritto. E facciamo cuocere fino a che le verdure non saranno completamente cotte. A questo punto possiamo aggiungere il curry, il concentrato di pomodoro, per finire la farina. Aggiungiamo altro brodo. E lasciamo cuocere per 20 minuti a fuoco basso. Mentre aspettiamo la cottura della salsa, procediamo a infarinare i gamberi. Quando la salsa avrà raggiunto questa consistenza, possiamo aggiungere lo yogurt greco. Procediamo con la cottura dei gamberi, sempre in olio. Durante la cottura li giriamo facendoli ben dorare. Dopo 2 o 3 minuti, quando i gamberi saranno cotti, li trasferiamo nella salsa e facciamo saltare tutto insieme, alzando la fiamma. A questo punto possiamo servire i nostri gamberoni e siamo pronti per la nostra cenetta romantica.